Buongiorno amici. Hola, amigos. Buongiorno. Oggi siamo fuori porta. Va bene. Siamo nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e precisamente nella zona del Monte San Franco. Questo è il fontanile di San Vincenzo e lì giù abbiamo lasciato la macchina, la cappellina, quella di San Vincenzo. Salutiamo Vincenzo. No. Adesso oggi saliremo appunto sul Monte San Franco, questa montagna alta 2132 metri se non mi ricordo male, è un percorso di circa 8 km tra andata e ritorno e un dislivello di circa 600 metri. Diciamo quindi che ci abbiamo messo più tempo a arrivare con la macchina, esatto, che a no, fare di mosche qua. Eh sì, perché gira la camera, siamo in compagnia, amiche, bacchette. E quindi faremo questo percorso che si prospetta essere molto panoramico, molto bello, soprattutto perché da quello che abbiamo potuto vedere c'è una bella vista sul lago di Campotosto. Quindi seguiteci, eh? Ci vediamo lungo il percorso. Andiamo, andiamo. Guardate che colori. Le fioriture, il verde legato soprattutto a questa primavera piovosa, lo spettacolo. Qui giù invece la vallata che dalla quale siamo partiti, adesso ci dirigiamo in questa direzione per poi deviare verso questo lato. Vegetazione molto fitta, come potete vedere. Sentiero a tratti è quasi ricoperto, però diciamo che alla fine l'ambiente ripaga. Guardate che meraviglia. Tutto bello. Eccoci arrivati all'incrocio di questa traccia di sentiero che ci ha portato all'incrocio col sentiero 111 che ci porta fino in vetta al Monte San Franco, ma qui volevo farvi notare la vista che c'è da questo lato verso il lago di Campotosto. Paesaggio pazzesco, veramente davvero bello. Adesso ecco Alessandro, sono anch'io, sono impegnato sui social a fare storie. Adesso tempo di fare altre due foto, che così è due. Poi prendiamo qui su e andiamo verso il Monte San Franco, chiamato anche da me Gianfranco. Allora, sì, oggi lo chiamo così, sono gusti. Sì, sì. saliamo tanto qui panorama si apre sempre di più. Guardate che meraviglia, mi sono inciampettato. Fa fresco, eh? Venticello. E io mi sono occhialato. Io e Alessandro, che sta lì, stiamo facendo una sfida altimetrica, cioè stiamo ipotizzando a ogni omino che incontriamo. Gli omini sono
ovviamente quelle segnaletiche basse che troviamo lungo i sentieri di montagna, stiamo ipotizzando la quota per ogni omino. Attualmente siamo 1-0 per Alessandro, perché vabbè, io non ho giocato, perché Alessandro all'omino più giù diceva che saremmo stati a 1850 metri e tale è stato. Adesso vediamo a quello là sopra. Io dico 1940, lui 1950. Vediamo, vi aggiorniamo. Beh, qua il Garmin indica 1934. Quindi mi sa che accettiamo sto pareggio. Devi ammettere la sconfitta. Ma io prima non ho giocato, ecco perché. Sì, tanto non ho spinto. Vabbè, dai, 1-1. Queste sfide per montanari. Esatto, per movimentare un po' la cosa, anche se è abbastanza movimentata. Bello. Abbiamo fatto un bel allora. Abbiamo camminato, È una bella camminata. Dove si vedono tutti quei puntini, quelle sono le vacchette che abbiamo comprato stamattina. Quindi siamo saliti qui giù, questo boschetto abbiamo tagliato, sì. Poi siamo tornati di qua, abbiamo fatto tutte queste creste, queste selle, siamo arrivati fino a un bel percorso, sì. Diciamo che mancano scarsi 100 metri di ascesa, più o meno, ma forse qualcosina di esatto. Più esatto, detto alla meta e conquista la preda, esatto, andiamo. Adesso che ci siamo spostati leggermente a est, guardate la vista sul Corno Grande e gli altri massicci circostanti. Ci sono diverse cime, sinceramente non me le ricordo tutte. E poi ecco, dicevamo che a quest'ora, sono circa le 11:15, senza nuvole sul Gran Sasso penso che sia un lusso. Però oggi abbiamo preso una giornata bellissima. Tutto questo verde ti fa spalancare gli occhi, veramente. Bellissimo. Eccoci qua, arrivati sul Monte San Franco, 2132 metri. Cima del parco del Gran Sasso, come avete potuto vedere, panoramicissima. Parte di là il lago di Campotosto, che si vede tutto da questo punto, si vede tantissimo. Ma poi girandoci da quest'altro lato non è che abbiamo un panorama che è da meno, perché abbiamo tutte le cime del massiccio del Gran Sasso, del Corno Grande. Quindi possiamo vedere la cima occidentale Montecorvo, con il Monte Corvo a fianco, ovviamente andando verso, spostandoci verso destra, il Pizzo di Intermesoli, sempre subito di fronte al Corno Grande, e poi andando da quest'altro lato invece il Monte Jenka e tutte quelle altre montagne che invece si affacciano dal lato occidentale verso la Conca Aquilana. Quindi direi un panorama niente male, bellissimo. Quindi adesso siamo un pochettino qui, facciamo due foto, ci siamo questi e poi ci vediamo. Ormai è diventata una tradizione. Eh sì, io mi occupo di video diretta. Vai Enzo, con una manuccia, metti la firma. Questa è una montagna di Cambiani, eh. Ok. Adesso ci facciamo una bella merenda. Perché sono le 11, uno digiuno, cioè una banana. Chiudiamo qua la cassetta della posta. La posta è figa perché si apre da sotto, cioè fatta mestiere, in modo che non ci va l'acqua. Top. Quindi questa bella vista, ci prendiamo anche un caffettino, direi che ce l'abbiamo, e poi si riparte. Ok, chiuso. Bene boys, ci siamo rifocillati con una delle nostre solite barrette
acqua e un caffettino, un bel caffettino caldo, il thermos ha tenuto. Anzi, io ve lo ricordo un'altra volta, il nostro thermos, vi lascio il link sotto del thermos ottimo, che abbiamo acquistato. Ottimo caffè, era ancora bollente. Stava pieno di mosche. Sì, infatti oggi sicuro una mosca ce la siamo mangiati. Sì. Riprendiamo il percorso e riscendiamo giù. E penso che a questo punto, visto che sono le 11:30, pranzeremo o sotto alla cappellina che abbiamo incontrato all'inizio del sentiero, oppure abbiamo visto sulla strada una di quelle panchine tattiche. Poi vediamo, valutiamo. Intanto riscendiamo piano piano e ci godiamo di nuovo il fantastico paesaggio che ci ha accompagnato fino ad ora. Quindi ci vediamo dopo. Oh, eccoci tornati all'incrocio del sentiero 111 che abbiamo percorso fino ad ora e che adesso lasciamo, e adesso riprenderemo questa traccia che c'è in questa direzione che ci riporta alla macchina, e come a tratti è nascosta è utile sicuramente avere a portata di mano un GPS o comunque un qualcosa che ci consenta di prendere la giusta direzione, ecco. Siamo usciti dal bosco, l'ultimo tratto di bosco che c'era, adesso abbiamo ripreso la sterrata che abbiamo preso in partenza, eccola qua, e da lì dritti alla macchina, quindi siamo quasi addirittura d'arrivo. Bene, ladies and gentlemen, siamo tornati giù. L'abbiamo fatta. Siamo in vista delle nostre amiche mucchette. Così si vedono. Giù. Vabbè. E niente, adesso quindi abbiamo chiuso questa bellissima escursione fatta di verdi paesaggi scozzesi. Ma no? Molto simile alla Scozia. E adesso stiamo tornando giù alla macchina e valuteremo dove andare a fare il nostro pranzetto. Mi raccomando, occhio al sentiero, se venite. Esatto, fatti scherzi, sempre traccia in mano, perché non è tantissimo, non è tanto ben visibile. Infatti noi tanti tratti siamo tornati giù grazie al Garmin, perché comunque non c'era neanche il sentierino proprio segnato a terra, oltre che le bandierine o eventuali palini o meno, insomma, quindi state sempre attenti, occhi aperti. Come di consueto vi salutiamo e mi raccomando, continuate a seguirci, perché noi continueremo ad andare in montagna, a farci seguire. Quindi ragazzi, mi raccomando, condividete il video, mettete mi piace, scriveteci sotto nei commenti cosa ne pensate e consigliateci anche qualche eventuale meta. Altra meta, sì. Noi siamo aperti a questi consigli. Dai, mi raccomando, fate bravi, Ciao. Ciao ragazzi.